ovviamente parlando, per trasportare comodamente la canna da pesca in bicicletta, è meglio avere uno zainetto, uno di quelli con le fascette laterali, di modo da attaccare poi la canna lateralmente allo zainetto e che questa non crei impiccio nella zona del manubrio, perché io me la porto in giro così. Così, soprattutto se ci sono in giro piante, è un disastro. Però vabbè, oggi sono partito un po' così all'arrembata per registrare questo video e pazienza, dai, comprendetemi. Allora, subito dopo il casino di agosto e di tutti i pescatori che sono passati sui fiumi, gli spot che volevo controllare li ho trovati. C'è ancora qualche trota, dai, qualcosa si è salvato, quindi adesso diamogli una settimana di tempo a questi poveri pesci per uscire un po' dal casino e da tutta la pressione di pesca che c'è stata quest'estate, e speriamo di fare un'ultima pescata abbastanza ricca, abbastanza tanto da vedere le trote poi in buona salute, in buon numero, pronte per far la frega. Adesso io mollo giù bici e canna e faccio la mia corsettina. Wow.